Eccoci qui, siamo al Men's Fit. Per chi è collegato in diretta, sono le 18:22, questo è il canale 2. Uno dice che è il canale 2, 1, 2, 3, 4. Beh, abbiamo 170 relatori in 2 giorni, in 3 giorni, quindi sono 50 e passa ore di diretta perché abbiamo 2 canali, 1, 2, per capire un po' com'è la situazione. Mensfit.it, registratevi, così poi potrete accedere anche a tutti gli altri contenuti. Perché tutti i video saranno poi divisi e messi a disposizione e quindi lo potremo dire solo a chi è registrato, anche perché su 170 relatori trovate tante di quelle cose bellissime, perché a ognuno di loro abbiamo chiesto di essere il meglio che potevano. Abbiamo dato 12 minuti, ma di quei 12 minuti abbiamo chiesto veramente il succo, qualcosa di memorabile, cosa che abbiamo chiesto ai relatori precedenti, ma anche a quelli che stanno per arrivare. E adesso ritorniamo, visto che siamo a fine serata di questo canale, alle attività pratiche con 2 professioniste anche molto note sui social e non. E la prima che voglio introdurre qui con me è Clarissa Bonati. Ciao Clarissa! Buonasera a tutti, ciao Gianmario, Allora, Clarissa è piacere laureata in essere con scienze voi. motorie, però ha fatto anche l'atleta, quindi è una di quelle che dice, sì, beh, io però che ho studiato, ma ho continuato la mia passione da atleta, ginnastica artistica, che insomma non è da poco, non è uno di quegli sport che uno fa, io ho fatto nuoto che era già di per sé abbastanza complicato, devi stare lì 2 ore a nuotare ogni giorno, ma la ginnastica artistica, precisini, attenti, molta cura, mia figlia aveva fatto Esattamente. ginnastica Ben artistica. 10 anni di precisione e attenzione e ho deciso di continuare su questa strada, quindi. Ecco, brava. E allora, siccome tu da atleta hai e sapevi cosa voleva dire ottenere risultati, però facendosi un po' il mazzo, fatemi passare il termine. Però poi alla fine hai detto, ritornando indietro, probabilmente se non avessi dedicato tutto quel tempo, beh, i risultati non sarebbero arrivati. Quindi credo che da parte Esatto. tua, avendolo studiato, poi dici, non credo, guarda, adesso non ti conosco bene per le cose, cioè abbiamo io ho avuto come i miei informatori di scienza, tra i quali Giuseppe Coratella che salutiamo, che mi ha detto, guarda, se vuoi persone brave, io l'ho detto già in un altro intervento, gli ho detto, guarda Giuseppe, tu mi conosci, io non vado per raccomandazioni, non vado per amicizia, io voglio le persone capaci, brave. Quindi se hai qualcuno da segnalarmi, tanto poi lo controllerò io, però dammi dei link e fammi capire, eccetera. Quindi ho visto, Clarissa, perfetta, fa parte del nostro staff, di sicuro la vogliamo al Men's Fit. Però volevo dirti, Grazie. siccome tu, ah no, niente grazie, adesso ti voglio vedere alla pratica, però ho detto, ma secondo te, io mi sono posto, ho detto, ma secondo te una ragazza che ha fatto prima l'atleta, poi ha fatto scienze motorie, ma adesso i suoi clienti da personal trainer li vorrà trattare come atleti o no? Cioè sarà così un po' buonista o vorrà lavorarci? Ho detto, secondo me li vuole far trottare. Ora mi devo levare questo dubbio guardandoti nei prossimi 15 minuti di diretta con te. Vediamo, poi mi farò la mia idea. Clarissa, tutto Va tuo. benissimo. Grazie mille. Allora, innanzitutto vi consiglio di alzarvi, ok? Abbiamo 10 minuti e in questi 10 minuti vedremo come partendo da 3 esercizi che tutti conoscete sicuramente, che sono lo squat, gli affondi e il bridge, come possiamo andare a modificare questi esercizi per renderli un pochino più specifici verso l'interno e l'esterno coscia, ok? Quindi sono muscoli che vanno a lavorare su tutta la parte bassa e noi cerchiamo con dei piccoli trucchetti che vi dirò di volta in volta, ovviamente faremo tutto insieme, sarete seguiti da me, a rendere specifica il nostro lavoro, insomma. Innanzitutto voi direte, ma io non ho nulla e non ci serve nulla e vi dico neanche il tappetino, quindi assolutamente l'obiettivo è farvi capire come senza attrezzi possiamo fare un lavoro efficace e lo possiamo fare in maniera completa. Quindi cronometro alla mano, lavoreremo 40 secondi e 20 secondi sarà la pausa, dureranno tutto 10 minuti, quindi saremo nei tempi. Sarà intenso, ma forza, sono 10 minuti, non è mai morto nessuno, quindi i miei atleti sono tutti ancora vivi, mi raccomando. Mettiamo un po' di musichettina giusto per accompagnare. Partiamo quindi dal nostro squat, faremo tutto di fila, ok? Recuperate bene nei 20 secondi di pausa, tenete sempre l'acqua a portata di mano, importante l'idratazione e forza in piedi. Io do per scontato che vi siate un attimino riscaldati, ma comunque il primo circuito che andremo a fare
è molto basico. Quindi direi di partire e lo facciamo con uno squat normale, quindi gambe divaricate, tengo una leggera extra rotazione, quindi circa 30 gradi, mi raccomando, importantissimo, andate a lavorare in posizione corretta. Cosa vuol dire? Devo tenere la colonna in posizione fisiologica, non devo fare strane gobbe, strane cose, posizione fisiologica e vado giù, salgo, giù, salgo, scendo. Sentite bene la distribuzione del peso nel vostro piede, eh? Poi vi spiego perché. Ok, piccola pausetta, passiamo al secondo esercizio basico, che sono degli affondi indietro alternati, quindi vi chiedo di farli semplici tutti, immagino gli atleti e i trainer che mi stanno seguendo mi sapranno svolgere perfettamente. Ora vi dico come si fanno. Scendo, dietro, cambio. Ok, attenzione, il ginocchio dietro si avvicina al pavimento e la gamba davanti, devo allineare il ginocchio in modo tale da non farlo uscire oltre la punta, altrimenti vado a comprimere un po' troppo l'articolazione del ginocchio. Quindi vado, continuo, sono sempre 40 secondi e sono sempre semplici. Schiacciate bene il tallone a terra, è importantissimo. Perfetto. Ok, una pausa. Andiamo a terra perché il terzo esercizio è il bridge. Ok? Quindi inizio a posizionare. Piedi larghezza spalle. Mi sdraio. E da qui salgo, scendo. Pronti? Su, scendo. Allora, anche qui metto bene il peso nei miei talloni, ok? Contraggo i glutei, spingo verso il soffitto. Dopo vedremo come questi tre esercizi li possiamo modificare in modo da concentrare il nostro lavoro sull'interno e esterno coscia, ok? Salgo, scendo. Salgo, scendo. Sono gli ultimi secondi. Ultima ripetizione e mi preparo per ripartire. Adesso abbiamo fatto tutti lo squat. Andiamo a vedere che cosa cambia. Fate molta attenzione alle percezioni che sentite. Dallo squat normale a un'extra rotazione maggiore delle ginocchia e dei piedi. Pronti? Vado. Alterno uno squat normale a uno in extra rotazione, circa 45, da 30 a 45. In questo modo stiamo dando una maggiore attivazione ai muscoli adduttori, ok? Che sono il nostro interno coscia. Continuo, sentite, percepite, è importante sentire lo spostamento e la contrazione, imparate ad ascoltare il vostro corpo. Come diceva Valentina prima, scendo, perché sono gli ultimi. Ok, sciolgo un pochino le gambe, ora vado a fare gli affondi indietro, ma attenzione, mi vado a incrociare. Quindi, maggiore attenzione sul gluteo e sul femorale, che sono i muscoli posteriori della nostra coscia. 3, 2, attenzione, come si fa? Da qua, incrocio, incrocio, ok? Continuo, sono sempre indietro, vado a incrociare, attenzione al ginocchio davanti che deve rimanere in linea con il piede, ok? Sempre il mio peso incentrato nella parte posteriore del piede. Forza, scendere, il ginocchio dietro si avvicina al pavimento. Tenete bene il petto aperto, in armonia, la colonna in posizione fisiologica. Forza! Ok, attenzione, adesso facciamo il bridge, quindi torniamo a terra con questa modifica. Quindi mi vado a stendere, salgo e scendo, sono delle piccole spinte, andando a chiudere
e aprire le gambe. Quindi degli avvicinamenti delle ginocchia, vado, scendo e salgo, chiudo e apro. Ora sollevate la punta dal pavimento e sentite come vado a lavorare sempre con il mio interno coscia, molto di più rispetto al bridge normale, ok? Forza, continuare, non torno mai ad appoggiare il sedere a terra. La bellezza di lavorare a casa è che posso togliermi anche le scarpe, posso fare tutti gli allenamenti senza l'utilizzo della scarpa, e quindi questo vuol dire un maggiore lavoro sulla propriocezione, che è molto importante, ok? Ok, allora adesso andiamo col terzo giro, e quindi posizione su uno squat, extra rotazione, maggiore larghezza. Adesso vado a scendere, rimango giù e sposto il mio peso da una parte all'altra. Attenzione, mantenete l'extra rotazione, non salgo, ok? Forza, da una parte all'altra. Guardo sempre avanti, tengo le spalle basse, attenzione alla postura. Se lo state facendo nel modo corretto, sentite un sacco lavorare. Non smetto mai, la contrazione continua. Respirate, è importante anche respirare correttamente. Andate lentamente, non è importante la velocità, o meglio, è importante perché devo andare lentamente, ok? Quindi non andate veloci, questo è il concetto. La qualità del movimento. Attenzione, l'affondo diventa laterale, ok? Quindi unisco le gambe e da questa posizione scendo la mia gamba e vado giù, torno, giù, torno. Sollevate la punta, la gamba che non affonda resta lì. Ok, scendo. Questo faremo ovviamente prima una gamba e poi l'altra. Postura importante. Non fate la gobba, cercate sempre di associare la corretta postura, è importantissimo. Scendo, salgo, scendo, salgo. Premo bene il tallone a terra, tutto il piede giù. Ultimo, molto bene. Sciolgo un attimino le gambe per andare poi con l'altra. Dai, dai, che siamo già a buon punto. Ovviamente scrivetevi questi esercizi, l'ideale è fare tre volte questo circuito che abbiamo fatto, quindi puoi ripartire, pronti? Scendo, scendo, così avete un workout completo, insomma. Ovviamente ricordatevi, intanto vi dico che l'importanza di essere seguiti da una persona, l'importanza della personalizzazione dell'allenamento, non siamo tutti uguali, ogni corpo ha la sua formazione, ha il suo passato sportivo, e quindi tante volte prima di andare a lavorare con esercizi massacranti bisogna attuare delle correzioni a livello di postura per poi rendere il lavoro ancora più efficace. Mi vado a sdraiare, questa volta il bridge lo facciamo tenendo unite i piedi, quindi mi sdraio, praticamente i piedi sono a conchiglia, diciamo, braccia lungo i fianchi, salgo e scendo. Qua incentriamo il nostro lavoro sulla parte esterna, quindi sentite, tante donne mi dicono, cavolo, ma io ho bisogno di esercizi, ma non ho attrezzi. Ragazzi, non è importante non avere attrezzi, ci serviranno poi per modificare il lavoro, per dare impulsi diversi, ma è tutto fattibile a corpo libero. Io non ho neanche un tappetino qua con me, sono gli ultimi. Perfetto, scendo, raccolgo un attimino, i nostri 10 minuti li abbiamo fatti, adesso scarichiamo un po' la colonna leggermente. Intanto Gianmario
mi chiederà la linea non appena sarà pronto. Ok, ora stendo, allunghiamo la catena posteriore, le gambe tese, le punte verso di me, spingo i talloni verso il soffitto. Importanza dello stretching, dell'allungamento, della mobilità articolare. Tante volte la sottovalutiamo. Usate questo tempo in casa, che avete maggiore disponibilità di tempo, per sviluppare anche le capacità che tante volte in palestra non ho tempo di fare stretching, non lo faccio, sbagliato, importantissimo. Adesso abbiamo più tempo. Lavoriamo su quello che abbiamo trascurato per migliorare ancora di più il gesto. Ok? Ok, mi siedo. Ultimo esercizio. Unisco i piedi, mano e vado. Apro bene il petto, metto in leggera tensione. Quindi ragazzi, non ci sono scuse. Non ho usato attrezzi. Ho lavorato con le mie gambe, ok? E basta, e la mia conoscenza. Quindi per quello che vi dico di essere seguiti da persone competenti nel settore, onde evitare poi la comparsa di ostacoli, chiamiamoli così, nel percorso sportivo. Perfetto. Benissimo, ragazzi. Adesso parliamo, mentre aspettiamo Gianmario. Volevo specificare una cosa. Stavo seguendo gli interventi precedenti, l'importanza della postura, dell'allenamento, soprattutto per le donne, dell'allenamento con la consapevolezza, ok? Tante volte si tende a dire io voglio raggiungere l'obiettivo, voglio avere i glutei perfetti, eccetera, ma un lavoro sulla consapevolezza, su quello che va risolto prima, perché non devo avere nessuna fretta se prima ho dei problemi che possono essere di postura, ne va del vostro percorso nel raggiungere i glutei perfetti. Ecco, li raggiungerò con un percorso personalizzato specifico e vado sul sicuro. Ecco, non abbiate fretta, il percorso è lento, è costante, la costanza è la chiave, e un sacco di fattori, l'alimentazione, eccetera, eccetera, come i miei colleghi hanno ben affrontato. Beh, sì, la cosa bella è che effettivamente adesso stai cercando di unire varie competenze, quindi poi alla fine sai benissimo, insomma, avendo anche studiato scienze motorie, che sì, puoi fare attività fisica, oppure dici no, non la faccio, faccio solo nutrizione. No, purtroppo le cose devono viaggiare sempre. Sono complementari. Assolutamente sì. Sono anche molto contento che hai sottolineato questo aspetto, perché poi è giusto che, insomma, chi ha fatto scienze motorie dica che la nutrizione è importante. Io tutte le volte dico ai biologi, sì, però dovete anche voi fare la stessa cosa, perché altrimenti purtroppo il benessere della persona si raggiunge e magari, insomma, diventa sempre questo criceto nella ruota che non ottiene risultati, ma si stanca senza niente. Tutti esatto, sei stanca. Poi uno perde la motivazione, Manus, perché non sa che comunque è un lavoro a 360 gradi. Io sì. Non posso arrivare a un risultato se non ho la consapevolezza che mi ci devo mettere con l'alimentazione, con l'allenamento e con la testa. Anche la psicologia è importante. Clarissa Bonati, grazie davvero. Prima di concludere, dici come le persone possono entrare in contatto con te sui social, eccetera. Sì, certo, mi trovate su Facebook come Clarissa Bonati e su Instagram come ClariFitness. Quindi vi aspetto sui miei social, così potete interagire, possiamo interagire tutti e potrete seguire sia le mie dirette fitness che le mie lezioni individuali o a piccoli gruppi. Ecco, insomma, grazie. Fantastico. Mille. Io un saluto alla Sardegna. Io ho cercato di riprodurre l'ambiente, ho messo sole davanti, fari di qua, fari di là, per richiamare, insomma, l'ambiente sardo. Questo è il mio contributo. Ti aspettiamo in Sardegna. Grazie Clarissa Bonati. Grazie a voi, grazie, un bacio. Alla prossima. Ciao.